Carissimi amici e amiche, bentrovati al Mattino TV per questa breve pillola del Vangelo di questa 17ª domenica del tempo ordinario. Gesù ci guida nel percorso della vita. Oggi il tema è la preghiera. Signore, dicono i discepoli a Gesù, insegnaci a pregare. E Gesù coglie a volo questa occasione per far comprendere che questa domanda è essenziale nella vita delle persone e della vita cristiana. Signore, insegnaci a pregare, diciamolo anche noi come un interrogativo forte della nostra vita. Perché pregare? È come chiedere perché respirare. La preghiera è vita. Io prego e vivo e quindi vivo perché prego. È una realtà importante. Dunque, il Vangelo di oggi, sempre il Vangelo di Luca, si snoda tra questo interrogativo e poi il racconto che fa Gesù di questi tre amici, che si soccorrono tra di loro. Dunque, la preghiera, come pregare? La parola chiave è il Padre nostro. Dunque noi abbiamo un padre, non un giudice o colui che ci condanna, ma abbiamo un padre con il quale interloquire e sentirci familiari, ecco, familiari con questo papà, Abba, padre. Tre parole nella preghiera del Padre nostro, poche cose ci servono da chiedere e da desiderare. Dunque il pane, il perdono e la lotta contro il male. No, la preghiera non serve per piegare Dio alla nostra volontà, ma semmai entrare nello Spirito di Dio per coglierne la sua volontà sulla nostra vita. Dunque, preghiamo perché sia fatta la sua volontà e non la nostra. Sarebbe una prospettiva, un approccio alla preghiera, quella di piegare la volontà di Dio alla nostra, un approccio sbagliato. Dunque, il pane, ciò che è necessario per il sostegno della nostra vita, il sostentamento, il perdono che mette in moto questa circolarità dell'amore di Dio, e poi la lotta contro il male per non essere sopraffatti appunto dallo spirito del male. La seconda parte è l'amico importuno che va a chiedere non per se stesso, ma per l'amico che è andato a mezzanotte a casa sua. Facciamo circolare, fratelli e sorelle, nella nostra vita allora questo amore, questo bene che Dio ci dona. Facciamoci araldi di questa buona notizia dell'amore di Dio. Grazie a tutti.